al Via la Grande Macchina del Festival di Sanremo, anche Biella ovviamente parteciperà a questa grande kermesse, appunto guardando dai divani dei nostri concittadini questa grande iniziativa, questo appuntamento annuale. Siamo scesi nelle strade di Biella per chiedere cosa ne pensassero effettivamente sugli artisti in gara, se sono promossi o bocciati. Andiamo a vedere cosa ne pensano i nostri amici concittadini. E guarda il Festival di Sanremo. Sinceramente no, perché prediligo altre trasmissioni, non solo televisive, adesso che ci sono tutte queste possibilità di avere questi canali. Quindi Morandi promosso, bocciato? Bocciato, Bocciato, bocciato. bocciato. Metto io. Invece per quanto riguarda invece Ranieri? Ma anche lui. Bocciato. Insomma, è uno dei giovani, ecco, tutto quello che è passato, è quello che è fatto, insomma. Non si può ripetere. Guardate Sanremo. No, no, per niente. Come mai non guardate Sanremo? Non mi interessa il tipo di musica che fanno e i cantanti che ci mi sono. piace lo spettacolo, il tipo di musica. Tra visto ieri Maneskin, l'esibizione di Maneskin, tanta roba. Orgoglio italiano, direi. Guardi Sanremo? No. Come mai? Perché posso semplicemente citare la differenza tra Michi Mix e Caparezza. Ti lascio questo qua in mano un secondo. Ok, mi dici promosso o bocciato, ti faccio un nome di artisti, tu mi dici promosso o bocciato secondo l'esibizione di ieri. Quindi per quanto riguarda i Maneskin, abbiamo detto Promosso, promossi, promossissimo. pollice in su. Per quanto riguarda invece Gianni Morandi, ad esempio. Gianni Morandi non lo so, non ho visto solo Maneskin, però conoscendolo direi promosso. Non so come sia andato, non so neanche se effettivamente fosse presente. Cioè, era presente, era presente. Hai un nome di qualcuno bocciato invece? Non ne ho idea. Non sono riuscita a vederlo ieri. I Maneskin, te, come dici? Pollice in su o pollice in giù? Ah, sono bravi. Pollice in su. Sì. Per quanto riguarda invece il grande ritorno di Gianni Morandi o Massimo Ranieri? Allora, Gianni Morandi non mi piace tanto, quindi bocciato, ma non ho visto il pezzo, appunto. Invece Massimo Ranieri dipende dai pezzi, quindi non so. Francamente non so quali sono i suoi ultimi pezzi. E per quanto riguarda i giovani dei talent, come ad esempio San Giovanni, H7, cosa ne pensi? Promossi o bocciati? Bocciati. Bocciati, bocciati. Grazie mille. Ieri ad esempio c'era in gara Mahmood con Blanco, li segui? No, un po' Mahmood l'avevo seguito. Promosso o bocciato? Promosso. Promosso, pollice in su. Per quanto riguarda invece il grande ritorno di Gianni Morandi, ad esempio, promosso o bocciato? Non è proprio si addice alla mia età, quindi bocciato. Bocciato. E invece per quanto riguarda invece la bellissima Noemi, cosa ne pensi? Bah, allora l'ho sentita cantare un paio di volte, ho visto un po' di festival precedenti, quindi boh, mi piace come canta, quindi promossa. Promosso, grazie mille. No. No, non l'ha visto ieri sera? Ho visto la parte finale, ma non ho capito molto di quello che è successo. È Mahmood e Blanco, ieri erano in gara Mahmood e Blanco insieme. Mi piacciono, non li ho visti, ma mi piacciono. Spero di poterli rivedere. Per quanto riguarda invece ad esempio il ritorno di Iva Zanicchi all'Ariston. Basta. E sempre in tema Gianni Morandi, Massimo Ranieri. E Anche loro, basta. per quanto riguarda invece la scia del talent, quindi ad esempio San Giovanni d'Amici, H7 d'Amici. Allora mi piacciono. Tutto quello che è novità, secondo me, va proposto. È giusto che sia proposto Sanremo, poi. Per quanto riguarda invece Amadeus come conduttore, cosa ne pensi? Promosso o bocciato? Promosso. E le figure femminili invece che ci sono, ad esempio di sera c'era Ornella Muti. La boccio. Era vestita malissimo, secondo me.